Patrick Di Pinto, 6-1 contro l'Odissea, è per te una partita che magari resterà negli annali. Hai segnato 3 gol, forse anche 4 con quella deviazione Sì. di Sapinio. Un commento alla gara. L'importante era vincere, la gloria personale arriva dopo. L'importante erano i 3 punti per la via della salvezza. E comunque sì, ogni partita in A2 è memorabile. Descrivici i tuoi gol. Il primo gol è stato su un tiro ribattuto, mi è capitata lì, l'ho toccata e è andata in rete. Il secondo, Bava sulla fascia, ha saltato due, ha scucchiato in mezzo di testa fuori dal Un libero. imperioso stacco di testa. È andata dentro. Il terzo, una mezza deviazione fortuita. E il quarto, su un errore verso la fine, col portiere di Ci movimento, hai un errore, ho creduto? rubato palla e ha portato vuota, Magari visto anche i onestamente. contropiedi che ci sono stati, hai qualche recriminazione perché potevi anche rimpinguare il tuo bottino personale e quelli Abbiamo avuto dei tuoi compagni di diverse squadra. occasioni, però per questioni di lucidità, di un Un po' di fretta po' di anche, fretta anche nell'andare a credo di sì. finalizzare, chiudere la partita prima per stare tranquilli, va bene così. L'Odissea come l'hai vista? Una squadra di grandi Ma nomi secondo me l'Odissea con. sulla carta è dietro Corigliano, Latina e Orte. Non è nemmeno a Lucera e Salinis. Per me è una grande squadra e questo è un grandissimo risultato. Adesso la strada per la salvezza, la Libertas con questi 3 punti fa comunque un passo decisivo. Secondo te, al di là di quello che faranno gli avversari, quanti punti serviranno ancora? Ma secondo me l'importante sarebbe, l'ideale sarebbe non perdere sabato prossimo a Roma, anche se mancherà il capitano Giovanni Cospito, però stringiamo i denti e ce l'andiamo a giocare anche lì. Secondo me 3-4 e siamo salvi. Va bene, grazie Patrick. Prego, buonasera.